Brescia, per quello che ha fatto specialmente la seconda parte di questo campionato, ha vinto sul campo. Abbiamo fatto anche buone partite, abbiamo fatto dei risultati, ma anche del grande spettacolo. Un anno di purgatorio, ricordate la retrocessione un anno fa dopo lo spareggio con l'Udinese, e subito il ritorno in A. Il Brescia al pendolarismo fra le due serie è abituato, ma adesso il presidente Corioni e l'allenatore Lucescu si impegneranno ad evitare futuri capitomboli. Oggi la festa promozione ha confermato l'amore del pubblico biancazzurro verso la squadra che ha il primato dei gol. Fatti, 67 contro i 51 ad esempio della Fiorentina, e anche subiti, ben 51, solo il Pescara ha fatto peggio. Una dimostrazione comunque che il gioco voluto ad ogni costo dal tecnico rumeno garantisce spettacolo e magari pali e traverse. Soprattutto quando Agi inventa, e dal Milan forse tornerà Raducioiu, e il baldanzoso Ambrosetti, ex Varesino in C2, segna. Per il non ancora 21enne centravanti, oggi contro il Ravenna condannato alla C1, un'importante doppietta con reti a fine primo tempo e a inizio ripresa. Poi un po' di relax, in A certi errori sono imperdonabili, e il gol della flebile Speranza Romagnola di Catanese, fra i più impegnati col portiere Micillo. Il commento di Frosio: la salvezza non potevamo conquistarla certo oggi, ma i miei dico bravi lo stesso.